Let's go, Birches, ecco la intro al video e sto parlando di, come avete visto dal titolo, dell'aggiornamento che c'è stato ieri, della nuova aggiornamento della playlist con cui hanno aggiunto i punti doppi alle armi, ma hanno aggiunto anche un'altra cosa, sì, hanno nerfato il Vesper, cioè l'hanno cambiato, ma l'hanno cambiato in peggio, cioè nerf vuol dire quando un'arma viene peggiorata o comunque depotenziata. In questo caso il Vesper è sempre stata un'arma incredibilmente forte, incredibilmente assurda da qualsiasi distanza, e ora hanno fatto una patch che secondo me ha messo quasi, diciamo quasi, punto a quest'arma, e sto parlando che con questa patch, con questo cambiamento, cioè il 48.8.14.5.0, andatevi a giocare al Super Enalotto, hanno praticamente cambiato il rinculo del Vesper. Praticamente ora ogni 8-10 colpi avrà un rinculo random, in questo caso verso l'alto e verso destra o sinistra, quindi non è più facilmente controllabile, specialmente da media e lunga distanza impiegherete ora molti più colpi. Oltre a questo bisogna dire che però ho trovato anche una scappatoia per poter evitare che l'arma rinculi, cioè quando voi iniziate a mirare e sparare, in quel momento dovete saltare, l'arma non rinculerà e riuscirete comunque a vincere gunfight da media distanza. Per quanto riguarda la lunga distanza è veramente difficile fare un gunfight in salto, e allo stesso tempo è molto difficile riuscire a, comunque a tenere il bersaglio sulla persona, specialmente con un'arma come il Vesper. Sì, con questo trucchetto riuscite ad ovviare al problema, diciamo, del il rinculo saltando e rimanendo in volo utilizzando tutta la barra del thrust jump, ma allo stesso tempo rimane molto difficile. L'unica cosa che potete fare è utilizzare calcio sull'arma, che come avevo detto secondo me era inutile sul Vesper. Ora è un accessorio fondamentale per poterlo utilizzare, perché fare uccisioni da media distanza ora è un pochino più difficile, quindi se volete continuare ad utilizzare questa sorta di Scorpion di Black Ops 2, a.k.a. chiamato Vesper qui su Black Ops 3, vi conviene utilizzare il calcio, quindi spendete uno slot. Io vi saluto, e anzi non è che vi saluto, vi lascio proprio al video vero e proprio sui segreti dei pro. Let's go! Let's go, bitches! Benvenuti a un altro episodio di I Segreti dei Pro. In questo caso sono in compagnia di Steel, un mio amico che mi aiuterà in questo gameplay. Allora, molti di voi mi vedono fare questa sorta di applauso con le armi mentre sto giocando. Mi vedono fare così e si chiedono: perché cazzo fai questo movimento, Power? Perché schiacci in continuazione il cambio arma? Ma che problemi hai? Cosa ti gira per la testa? Allora, praticamente, ragazzi, il doppio Y, prima di tutto, è una sorta di antistress, se così si può dire. Primo, è un antistress quando si gioca, specialmente nei match competitivi, è un tic che mi è venuto, diciamo, perché quando si gioca ovviamente ci sono situazioni di stallo in cui non sai quello che sta accadendo, magari in cerca e distruggi e così via. Allo stesso modo il doppio Y è anche un modo molto utile per accogliere le armi, come in questo caso. Per esempio, prima cosa per cambiare arma, come vedete la potete prendere prima subito, tac tac tac. Praticamente il trucchetto è Y doppio Y, e così via. Questo qui è il trucchetto, diciamo, per prendere le armi. Allo stesso modo, come vedete, questa è l'automira, vedete come rallenta. Guardate cosa succede quando fate doppio Y. Quando fate doppio Y, l'automira non rallenta in questo caso. Non rallenta fino al momento in cui l'arma non l'avrete in mano o sparerete. Come vedete, quando sparerete e farete doppio Y, i colpi andranno sempre ovviamente dritti normalmente, come fate quando giocate normalmente, che mirate e sparate, ma ciò che veramente farà doppio Y è togliervi l'automira, che magari vi potrà distrarre quando ci stanno più di un nemico davanti a voi. Magari c'è oltre a Steel c'è un altro nemico, io faccio doppio Y e vado a scegliere il bersaglio che voglio io. Allo stesso modo vi aiuta anche ad aprire la visuale e a farvi concentrare con le tacche di mira sul bersaglio che volete voi. In questo modo, come ho fatto ora io il doppio Y. Allo stesso tempo, ora aspettiamo che Steel respawni e arrivi di nuovo nella mia posizione, si può utilizzare il... io lo chiamo doppio Y, ma ovviamente sto giocando su PS, quindi è ovviamente un doppio triangolo. Però scusatemi, gioco da tantissimi anni su Xbox, ormai è come un vizio. Un'altra cosa molto utile è come raccogliere le armi. Quante volte vi capita di raccogliere un'arma e di trovarvi un nemico davanti? Ah, un'altra cosa, ho di nuovo dato un pugno al microfono perché non lo so, mi sta sul cazzo. Comunque, un'altra cosa importante è premere il doppio Y per raccogliere le armi da per terra, o facciamolo doppio triangolo, scusate, mi sono corretto, lo chiamiamo doppio triangolo. Praticamente, quante volte morite perché raccogliete un'arma da per terra e c'è tutta l'animazione che la prende, la ricarica, la faglia, fa mille cose all'arma? Bene, questa cosa si può levare facendo tac doppio Y, bam, così subito, easy e veloce. Vedete? Subito, come prendete un'arma, doppio Y, tu, e potete già sparare. È immediata la cosa, perché se raccogliete invece l'arma da per terra... No, mi hai rubato l'arma, vieni qui, maledetto. Se invece raccogliete l'arma da per terra, guardate quanto ci mette, è un più di un secondo che dovete aspettare. Invece qua, un secondo e passa, questo sono quasi due. Tatac, così di nuovo. Tatà, bo, e potete già sparare con questo doppio triangolo.
Allo stesso modo il doppio Y vi ho già spiegato l'altra volta che può essere, diciamo, un trucchetto per sparare più velocemente con le armi. Però allo stesso tempo è molto difficile da usare e vi ho consigliato di utilizzarlo in Hipfire. Un'altra cosa del doppio Y importante è con gli specialisti, ed è questo, quello che avete visto proprio ora. Praticamente con gli specialisti, qualsiasi specialista che ha un'arma da impugnare, come in questo caso lo Shite o altre armi, ci sta una sorta di trucchetto per levare l'animazione e quindi per sbrigargli, che è una cosa secondo me molto utile, specialmente in una situazione concitata, che magari non avete munizioni, state attivando lo specialista, cioè dovete attivare per forza lo specialista e sapete che ci mette un po' e quindi state per morire. In questo caso vi basterà premere il tasto per cambiare arma, cioè Y o triangolo, e premere subito dopo, proprio velocemente, come state cambiando arma, R1 ed L1, e vi skipperà in questo caso l'animazione. Un'altra cosa in cui il doppio triangolo o il doppio Y è fondamentale è quando si tratta di bloccare la ricarica. Quante volte in questo gioco vi trovate che state ricaricando perché su questo gioco si ricarica anche mentre state correndo? Io tantissime volte, anche per quel vizio della ricarica, e per questo premo doppio triangolo o doppio Y proprio per fermare la ricarica e poter quindi ammazzare un'altra persona davanti a me. Spero comunque che vi aiuti e che impariate ad usare questo tasto. Io spero vi sia piaciuto questo video, spero vi aiuti questo Segreti dei Pro. Mi dispiace se non è un qualcosa di così esagerato come vi aspettavate, ma come vi ho già detto, in questa serie ci sono cose che conoscete e che non conoscerete. Quindi io le tratterò una alla volta. Ovviamente ho deciso di trattare prima questo, diciamo, tasto, perché secondo me il doppio Y, il doppio triangolo è uno dei, diciamo, tasti che uno deve saper conoscere e utilizzare. Quindi mi raccomando, imparate durante gunfight ad utilizzarlo, non durante, anzi in mezzo a un gunfight o prima di un gunfight, perché come vedete vi aiuta a non avere il rallentamento della mira. Quante volte voi giocate con magari sensibilità basse e vi ritrovate magari che mentre trascinate la visuale su una persona, vieni qui Steel, vedete Steel si trova lì, mentre io faccio questo, guardate la visuale quanto si rallenta, se io faccio doppio e faccio questo, la visuale poi mi si rincolla, così. Quindi mi raccomando, questo vi può aiutare per fare quegli agganci assurdi che vedete fare da multiplayer e che magari non capite com'è possibile farli. Io spero vi abbia aiutato questo video, spero vi sia piaciuto, ci becchiamo al prossimo Segreti dei Pro, spero che riusciamo a superare ovviamente i like dell'ultimo Segreti dei Pro che abbiamo fatto, cioè quello numero 1, l'episodio numero 1, che era su come sparare a raffica con le armi, in questo caso a raffica ma automatica, come può essere un faro, come può essere un razzo, scusate, un Razorback, un XR2, eccetera, eccetera. Quindi riusciremo a superare i like che abbiamo fatto a Segreti dei Pro 1? Bene, se lo faremo ovviamente uscirà il Segreti dei Pro 3 e in questo caso tratterò un qualcosa che molti di voi vogliono sapere. Bravo il mio Wally, bravo Wally, bravo bravo. Quindi io vi saluto, bitches, ci becchiamo al prossimo video, let's go!